Buongiorno! Guardate cosa ci abbiamo qua. Queste olive. Sono olive da mensa. Oggi facciamo una bella cosa, visto che abbiamo la nonna Lucia che odia le telecamere, parlerò, io farò la ricetta e la nonna Lucia dietro alla telecamera. Siamo pronti per la farinata con il cavolo nero. Buona! C'è tutto? Avete già preso tutto? C'è tutto, tutto, c'è tutto, sì. Allora, questo è un piatto proprio povero della mensa toscana. Sì. E mi hanno detto che è delizioso. È squisito. Andiamo a farlo? Andiamo. Perfetto. Tortelli di patate. Tortelli di patate alle stile parmense. Bercetese. Lei deve ricordare Berceto. E la cosa importante è che molte ricette che ancora vengono fatte via Carmignano derivano proprio dalla cucina dei Medici. Iniziamo. Allora. Sale. Farina quanto abbiamo messo? 400 grammi di farina 00 e 2 di grano duro e 200 grammi di semola, un po' di sale, l'abbiamo tamizzata e poi mettiamo 4 uova, ok, per 600 grammi. Come dire, eravamo nella provincia di Firenze, però era una parte appartata, è una, come dire, una zona che è rimasta chiusa e quindi si sono mantenute le usanze dei tempi andati e anche le ricette. Sai cosa si risparmia facendosi la sfoglia in casa? Non me lo dica a me che io non comprerò niente, io faccio tutto in casa. Lucia, noi in questo viaggio che facciamo abbiamo conosciuto tante nonne e tante nonne mi raccontano di quando loro non avevano niente e però alla domenica del piatto povero che avevano mettevano uno spicchiettino da parte e lo portavano davanti alla chiesa per quelli che avevano ancora meno di loro. Mia mamma, guardi, aveva due nonne senza pensione e le ha mantenute lei. Allora, iniziamo con la ricetta. Oggi si fa. Come si chiama? Noi la si chiama polenta col cavolo nero. La base è naturalmente la farina di gran turco, i fagioli, anche se sono avanzati dal pasto precedente. Non buttiamo via mai niente. Non si butta via niente. Cavolo nero e naturalmente aglio, olio, pepe e sale. Just go ahead now and if